In altre culture vengono tutte liquidate come angeli. Ma qui, esseri di diversa qualità sono stati identificati come tipi diversi. Chiami un essere particolare per un tipo particolare di beneficio, così che hai un vantaggio nell'ottenere delle cose, molto più di quanto non avresti con la tua forza e le tue capacità normali. In questa tradizione abbiamo vari tipi di esseri. Sono tutti identificati in particolare, secondo la loro qualità. Abbiamo gli umani e ovviamente la natura animale, tutte le cose che puoi vedere intorno a te. Gli esseri che non puoi vedere, ce ne sono alcuni che chiamiamo la categoria Bhutapreta. Ci sono altri esseri che chiamiamo Yaksha. Ci sono altri tipi di esseri che chiamiamo Gandharva. E ci sono i Deva. Così, in base a ciò, ci sono dei albero, ci sono dei scimmia, ci sono dei elefante, c'è un dio frutto, c'è un dio ortaggio, c'è un dio fiore. Per ogni cosa c'è un dio. Tutto questo è un prodotto dell'immaginazione? No. Ogni cosa sta accadendo per via di certe forze. Hanno identificato queste forze e le hanno personificate. E hanno creato un metodo per trovarvi accesso. Quindi, questi yagna erano dei processi tramite i quali puoi trovare accesso a certe forze nell'esistenza, così che tu abbia un vantaggio nel conseguire delle cose, molto di più di quanto non avresti con la tua forza e le tue capacità normali. La parola yagna è stata tradotta come sacrificio. La parola italiana sacrificio la intenderesti sempre come rinunciare a qualcosa per qualcos'altro, o rinunciare a qualcosa per niente. Quello è un sacrificio, ok? Rinunciare a qualcosa per qualcos'altro è commercio. Rinunciare a qualcosa per niente è sacrificio. Quindi, yagna non significa necessariamente un sacrificio. Probabilmente yagna è una combinazione di un'offerta, un'oblazione e un sacrificio. È un misto di tutte queste tre cose. Un rituale tramite il quale puoi compiacere certe forze nell'esistenza. In altre culture, generalmente non sono state identificate e classificate per bene. Vengono tutte liquidate come angeli. Ma qui, esseri di diversa qualità sono stati identificati in quanto tipi diversi e di conseguenza tu chiami un essere particolare per un tipo particolare di beneficio. C'è tutto un processo e una scienza dietro ciò. Ancora oggi la gente sta usando questi yaga e yagna. In generale, per molti di loro potrebbe non funzionare, perché non viene condotto correttamente come dovrebbe. Ma per molte persone funziona. Ci sono molte persone che hanno beneficiato enormemente di queste cose. Le persone ottengono ciò che vogliono fare nel mondo materiale, usando yaga e yagna in un certo modo. Anche se non importa quanto siano istruiti e di quanta liberazione parlino, anche oggi il 95% degli indiani, se vogliono entrare in una nuova casa, faranno dei yaga e yagna prima di entrare. Solo qui presso Isha non facciamo niente, perché siamo una razza diversa. Se ti trovi in un certo livello di consapevolezza e di energia, ogni cosa che fai è uno yagna, non devi fare un rituale separato. Il modo stesso in cui vivi è uno yagna. Quindi gli yagna sono di tipi diversi. Yagna significa un certo mezzo per accedere a una dimensione che al momento non è a te accessibile. Uno è uno yagna rituale per cui esegui qualcosa. Un esperto del settore viene e fa qualcosa per te tramite il quale ricevi qualche beneficio. Oppure hai reso il tuo stesso processo di vita uno yagna.
Ora, ti siedi al mattino e fai il tuo Shakti Charana Kriya o il tuo Shambhavi Mahamudra. Questo è uno yagna interiore. Senza quel senso di offerta, non conoscerai mai l'essenza di quella pratica. Se ne fai un processo, è uno yagna molto potente, tramite il quale accadono delle cose nel mondo, non solo per te. Delle cose accadranno intorno a te, meravigliosamente. Lo abbiamo detto costantemente, se l'1% del mondo può diventare meditativo, il rimanente 99% passerà molto facilmente. Perché se l'1% del mondo inizia davvero a funzionare in ogni momento della propria vita, il loro stesso processo di vita è uno yagna. Se diventano così, il 99% raccoglierà il beneficio senza fare niente al riguardo. Una persona pianta un albero di mango, 100 persone possono mangiarne. Una persona non può mangiare ciò che deriva da un albero, ci vogliono 100 persone per mangiarne. Similmente, se hai reso il tuo stesso processo di vita uno yagna, se hai reso il tuo stesso processo di vita un'offerta, allora migliaia di persone possono nutrirsene. Vedrai, delle donne semplici hanno reso la propria vita un sacrificio totale per le persone che vivono intorno a loro, nella loro famiglia. Semplicemente cucinano, servono, non hanno mai pensato a se stesse. E io? Non è mai venuto loro in mente. Vedi, sono come dei saggi di per sé. Mia madre era un esempio vivente così. Era abbastanza istruita, ma tutta la sua vita era solo servire suo marito, i suoi figli, tutto qui. Non l'abbiamo mai sentita dirci «ti voglio bene», ma una questione simile non è mai sorta. Se mi vuole bene o no, non è mai sorta nelle nostre menti, perché il modo stesso in cui viveva era in completo sacrificio per chiunque intorno a noi. E nessuno ha mai detto niente a riguardo. Ma in molti modi lei era una dea di per sé. Tutti la trattavano come tale. Se doveva mangiare la sua colazione mattutina, ognuno nella famiglia aveva già mangiato. Poi prendeva un recipiente della sua colazione e andava nel giardino di dietro e cercava i formicai, sai? Un nido di formiche. E dava da mangiare a tutte le formiche prima. E solo dopo mangiava lei. Nella mentalità di oggi, la gente potrebbe pensare: nutrire le formiche? Che assurdità! Spruzza l'insetticida, non è così? Se entravano in casa, se pizzicavano i suoi bambini, faceva anche quello. Ma da qualche parte nella sua mente sentiva che le formiche hanno tanto diritto di vivere su questo pianeta quanto ne ha lei. E solo quella piccola offerta. Ogni cosa è un sacrificio. Ogni cosa è uno yagna.